Una lounge con pianoforte a 10.000 metri di altitudine. Non ti sembrerà di essere a bordo di un aereo? Potrebbe essere lo slogan di American Airlines. Hanno eliminato 50 posti su ogni Boeing 747, utilizzando questo spazio per creare una sala con poltrone, tavoli da cocktail e persino un piano elettrico Wurlitzer. I passeggeri potevano cantare le loro canzoni preferite durante i lunghi voli attraverso il paese. Lusso in economy. All'inizio degli anni 80, Continental Airlines installò i cosiddetti Polynesian Pubs in alcuni dei suoi jet DC-10. Erano piccoli bar con snack e bevande, tavoli rotondi e sedie girevoli. C'era anche una console con i videogiochi. Bisogna comunque fare i complimenti a Continental, considerando che questo tipo di servizio era per la classe economica. Ora immagina cosa aspettava alla prima classe. Cucina raffinata e volo. La più grande compagnia aerea australiana, Qantas, vantava una lussuosa Captain Cook First Class Lounge. L'azienda ha trasformato il ponte superiore del 747 in un vero e proprio ristorante. Aveva tutto: buon cibo, ottimi drink e buona compagnia. Fiori per dimostrare la propria tesi. La Pan American World Airways ha pubblicizzato il 707 Clipper come una macchina che non vibra. Hanno messo dei fiori freschi in vaso su ogni tavolo per mostrare ai passeggeri che l'acqua non si sarebbe versata durante il volo. Pan Am addobbava gli aerei con fiori appena tagliati fino alla fine degli anni 70. Non comodissimi in caso di turbolenza, ma comunque romantico. Letti a grandezza naturale. Durante gli anni 40, tutti godevano del privilegio di dormire comodamente durante un volo. Sul Boeing Stratocruiser, i sedili erano spaziosi e potevano essere trasformati in un vero e proprio letto. L'aereo aveva anche ampi spogliatoi dove i passeggeri potevano mettersi in pigiama o cambiarsi di vestito. Oh, come sono cambiati i tempi! Colori stravaganti. Fino alla metà degli anni 60, gli aeroplani erano dipinti con colori chiari o per niente. L'unico punto luminoso era solitamente una striscia colorata lungo la fusoliera. Ma questo non valeva per la compagnia aerea americana Braniff International. Infatti hanno assunto un famoso architetto e designer di interni, Alexander Girard, per rendere gli aerei più brillanti. Ha usato una tavolozza vibrante che includeva sfumature come il viola metallizzato e il giallo limone. Perché dilettarsi in lavori di verniciatura bizzarri quando puoi realizzare aerei stravaganti? Mi piace la cosa. Il barile volante. Chiamato ufficialmente Stipa Caproni, è uno degli aerei più buffi nella storia dell'aviazione. L'ingegnere italiano Luigi Stipa lo ha progettato in modo che avesse l'elica all'interno dell'ingombrante fusoliera a forma di botte. Questo bizzarro aereo si è dimostrato silenzioso e stabile in volo. L'unico inconveniente era la velocità. Non poteva andare più veloce di 130 km orari a causa della resistenza. E non era molto neppure per gli anni 30. Noviplano transaereo. Ufficialmente chiamato Caproni CA60. Sì, è stato realizzato dallo stesso produttore che ha creato il barile volante di Luigi Stipa. Se ti stai chiedendo se ha volato veramente, la risposta è non proprio. Ha effettuato un breve volo inaugurale, ma non ha mai più volato. E non attraversò mai l'Atlantico come avrebbe dovuto. Un aereo senza ali. Il famoso ingegnere aeronautico Alexander Lippisch ha contribuito allo studio dell'aerodinamica. Accidenti, ha fatto un sacco di strani aerei. Il suo Dornier Aerodyne era fondamentalmente un altro barile volante, solo che questo non aveva le ali. Si trattava di un aereo a decollo e atterraggio verticale che, purtroppo, ha perso contro gli elicotteri. Spruce Goose. Ecco la più grande barca volante mai costruita. Chiamato ufficialmente Hughes H4 Hercules, l'aereo è stato soprannominato Spruce Goose a causa del telaio in betulla. Era stato realizzato in legno a causa della carenza di alluminio a quell'epoca. Il suo primo volo fu anche l'ultimo. Il gigante di legno riuscì a raggiungere un'altitudine di 20 metri sull'acqua, ma atterrò dopo aver percorso solo 1,5 km. Flying Umbrella. Mentre cercava di ottenere migliori prestazioni e affidabilità, l'ingegnere aeronautico Paul Nemeth ha sviluppato un aereo ad ala tonda. Le persone che hanno visto il suo Nemeth Parasol lo hanno giustamente soprannominato l'ombrello volante.
La strana ala circolare era larga circa 5 metri, abbastanza per posizionare un maggiolino Volkswagen in cima. Sebbene sia stato costruito un solo prototipo del Nemeth Parasol, questo aereo è entrato nella lista dei progetti più strani di sempre. Flying Pancake. Questo soprannome, ispirato alla colazione dal suono delizioso, appartiene al Vought V-173. Era un aereo sperimentale di decollo e atterraggio verticale. È stato chiamato Pancake per la struttura a forma di disco giallo, ed era praticamente priva di ali. Riusciva ad alzarsi da terra grazie solo alla fusoliera piatta. Aereo gonfiabile. Negli anni 50, Goodyear creò l'Inflato Plane. L'idea era di usarlo come aereo di salvataggio, che poteva essere arrotolato, imballato e tenuto in un piccolo contenitore. In pratica diventava più piccolo di un vero letto. Per realizzarlo usarono del tessuto, e poteva essere gonfiato a grandezza naturale, tutti e 6 i metri in soli 5 minuti. Ma nel 1972 il progetto fu dismesso a causa di un serio problema. L'aereo poteva scoppiare se bucato anche solo con una puntura di spillo. Super Guppy, cerca di non fissarlo troppo. Va avanti. Ma no, lascia perdere. Va bene. L'Aerospace Lines Super Guppy è l'unico aeroplano che può contenere un'intera astronave. È per questo che sono stati realizzati questi modelli, trasportare i razzi della NASA e i loro pezzi. Ma come fanno a mettere tutto quanto lì dentro? L'enorme muso dell'aereo si solleva. La NASA li usa ancora oggi. Antonov AN-225. Questo mostro di aeroplano è un detentore di record. Può contenere un carico massimo di oltre 250.000 kg. In pratica questo aereo potrebbe caricare casa tua e portarla dove desideri. Ha anche l'apertura alare più lunga di sempre, quasi 90 metri, come la lunghezza della Statua della Libertà. Aereo in miniatura. Questo aereo è l'esatto opposto dei due precedenti. Il McDonnell XF-85 Goblin è fatto per entrare dentro un altro aereo. Questo velivolo è entrato nella storia come uno degli aerei più piccoli mai costruiti. A causa della fusoliera dalla forma insolita, il Goblin è stato soprannominato l'uovo volante. Sfortunatamente non ha mai superato lo stadio di prototipo, poiché era troppo difficile da controllare. Ali all'indietro. Guardandolo in azione, penseresti che l'aereo stia volando all'indietro. Questo perché le ali del Grumman X-29 sono angolate al contrario. Per quanto strano fosse il design, questo aereo aveva una straordinaria manovrabilità e una struttura leggera. Ma ovviamente c'era uno svantaggio. Era l'aereo più aerodinamicamente instabile mai costruito. Il sistema di controllo computerizzato doveva apportare 40 correzioni al secondo per fornire una certa stabilità. Ops! Aerocicletta. Il Dell-Ackner HZ-1 Aerocycle era un veicolo volante americano a pilota singolo, sviluppato negli anni 50. Per girare a destra o a sinistra, bisognava inclinare l'intero elicottero in quella direzione, un po' come manovrare una motocicletta. L'Aerocycle poteva raggiungere una velocità di oltre 100 miglia all'ora, e a quanto pare i piloti avevano bisogno solo di 20 minuti per imparare a pilotarlo. Aereo Boomerang. A prima vista, il Rutan modello 202 Boomerang sembrava due aerei che si tengono per mano in aria. In realtà è solo la fusoliera che ospita un'elica, mentre l'altra si trova su un motore separato. Grazie al suo design strano ma efficiente, l'aereo poteva volare quasi dritto a tutte le velocità, anche se uno dei suoi motori era guasto. Il suo progettista, l'ingegnere Burt Rutan, ha utilizzato questo aereo come trasporto personale. Aereo invisibile. Il Northrop Tacit Blue, soprannominato la balena, sembra tutt'altro che un aereo. Ma a volte essere invisibili è più importante dell'aerodinamicità. L'obiettivo di questo aereo sperimentale era dimostrare che poteva essere virtualmente invisibile ai radar. Grazie alla sua strana forma, la balena poteva operare in area nemica senza essere rilevata. Dirigibile Combocraft. Sebbene sembri un tipico dirigibile, la tecnologia del Lockheed Martin P-791 è molto più sofisticata. È stato costruito per combinare l'alta velocità di un jet con la galleggiabilità di uno Zeppelin. Questa è una soluzione molto efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. I dirigibili ibridi consumano meno di un decimo del carburante di un elicottero per ogni tonnellata di peso.